ragazze, ciao ragazzi. Allora, come sapete, su questo canale molto spesso abbiamo testato questi beauty makeup hacks su Instagram, beauty makeup hacks, se non mi si impapera la lingua, su YouTube. E che cosa ci manca, ragazzi? Che cosa ci manca? Ci mancano i beauty hacks di TikTok. Ebbene sì, quest'app nuova, circa nuova, insomma, sta spopolando e anch'io ho voluto andare a curiosare. E ci sono dei makeup e beauty hacks, ragazzi, che sembrano pazzeschi, che sembrano facilissimi. Io adesso non so se sono loro ad essere super bravi a farli oppure se effettivamente sono delle cose strageniali senza cui non so come ho fatto a vivere fino adesso. Quindi ne ho selezionati alcuni tra i più interessanti, bizzarri per voi, e andremo a testarli adesso in diretta, come al solito faccio io da cavia, così non dovete farlo voi. Nel primo makeup beauty hack c'è questa ragazza che usa il piegaciglia per rendere le sue labbra più voluminose. E è una cosa che onestamente non avevo mai visto, mai sentito. Non so se effettivamente può funzionare oppure no, ma andiamo a provare. Teoricamente dovrebbe funzionare, perché basta andare a stimolare un po' la circolazione delle labbra perché quella zona si vada un pochino a rimpolpare, quindi penso funzioni, anche se non credo che il piegaciglia come forma sia particolarmente adatto alle labbra, ma proviamo. Ok, lei va praticamente a premerlo così. Lei lo usa solo sul labbro inferiore, noi lo useremo su entrambe le labbra, ok? Ci sto provando, ma non è semplice, forse perché ho già di mio questo labbro abbastanza voluminoso. Mi serve uno specchio, ragazzi, mi serve uno specchio. Guardate che... secondo me non sta succedendo nulla. Oh mio Dio. Penso invece che funzioni. Proviamo anche sopra, vediamo. A questo punto, ragazzi, per me funziona, non so, me le vedo più voluminose, un pochino più rosse anche, ma è ovvio perché stimolando la circolazione appunto il sangue va in questa zona e quindi diventa più rosso, più scura, però me le vedo più voluminose di prima, non tantissimo, ma me le vedo più voluminose, o forse sono solo io, non lo so, a me sembra proprio che funzioni, non so quanto possa durare l'effetto, onestamente, però secondo me funziona, quindi non lo so, non me lo aspettavo che funzionasse. Pensavo fosse una cavolata, onestamente. Mettiamo un po' di burro cacao. Lei poi nel video in realtà va ad applicare il rossetto, ma io mi truccherò dopo, quindi applichiamo giusto un po' di balsamo labbra per idratarle. Però secondo me questa tecnica è veloce, rapida e funziona. Ripeto, non so quanto possa durare l'effetto, sicuramente non durerà tantissimo, però per una cosa momentanea, magari per una foto eccetera, sicuramente funziona. Arriviamo al secondo video che ho trovato, e non ho mai provato a fare le lentiggini, quindi proveremo in diretta. Questa ragazza prende un eyebrow tattoo, quindi un tattoo per le sopracciglia, che è quindi di una colorazione molto naturale, perché solitamente appunto il colore delle sopracciglia, se non sbaglio, dovrebbe essere simile naturalmente alle lentiggini se le abbiamo, e quindi lei molto furbamente va ad utilizzare appunto questo prodotto per le sopracciglia e con un pennellino a punta molto sottile va a disegnarle e poi ci passa praticamente sopra con le dita, va a togliere l'eccesso e ragazzi, le lentiggini sembrano super 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 naturali, quindi sono molto curiosa di provare questa tecnica. Non andrò assolutamente ad utilizzare un eyebrow tattoo perché altrimenti l'effetto potrebbe durare diversi giorni e quindi non vorrei sbagliando avere poi queste macchie orrende sulla pelle, ma andrei a testare comunque con un altro prodotto per sopracciglia questa tecnica. E ripeto, non ho mai provato a disegnare su di me le lentiggini, quindi non so cosa aspettarmi. Ok, ci siamo ragazzi, vado ad utilizzare il L'Unbeliever Brow di L'Oréal Paris. Questo è un gel per le sopracciglia e anche la colorazione mi sembra abbastanza giusta. Questo è comunque il colore che io uso per le sopracciglia, quindi dovrebbe andare bene anche per delle lentiggini naturali, o perlomeno quanto più naturali possibile.
Spero che non sia un prodotto che poi non se ne va tipo tattoo, perché se sbaglio e poi devo rimanerci con queste macchie sulla pelle, appunto, il che mi preoccupa un po'. Quindi, ma correremo il rischio. Altra cosa di cui abbiamo bisogno per questo beauty hack, oltre al nostro prodotto per sopracciglia, è ovviamente lo stesso pennellino che usa la ragazza, che è questo molto molto sottile, piccolino, con appunto le setole appuntite, e l'importante è utilizzare qualcosa che possa appunto lasciare dei puntini molto molto piccoli, molto sottili, ma non sempre uguali, quindi dobbiamo andare un po' a variare la grandezza. Lei va semplicemente a prelevare il prodotto in questo modo. Ok, spero si vedano in videocamera. Sto andando un po' a random. Forse questa è un pochino troppo grande, ok. Preleviamo ancora un po' di prodotto. Lei va a disegnarle praticamente fino al sopracciglio, quindi facciamo lo stesso. Anche se, onestamente, con questo pennellino stanno uscendo un pochino troppo spesse, quindi devo stare attenta. Aiuto, è di nuovo, l'ho fatto troppo grande, mannaggia. Ok, Nicole, concentrati. Allora, saliamo fino al sopracciglio e poi lei, vabbè, va a metterne un po' anche sul mento, in realtà, anche se non mi ispira come cosa, ma facciamolo. Lo sapete qual è il problema, secondo me, a questo punto? Il problema è che lei il prodotto in eccesso va a toglierlo semplicemente con le dita, però secondo me non sarà un bel vedere se io adesso vado a togliere il prodotto con le dita. Quindi proviamoci, ma ovviamente non ho lo stesso identico prodotto che ha lei, quindi non so che cosa aspettarmi, onestamente. Ok, allora, se vado a togliere l'eccesso con le dita come fa lei, l'effetto diciamo che non è proprio tanto naturale come è uscito a lei, anzi si sono formate queste macchie oscene che tutto sembrano tranne che dentigini. Cioè, sto cercando di sfregare il più possibile, ragazzi, ma o se ne va completamente, come sta succedendo da questa parte, oppure se sfrego meno forte restano queste macchie. Lasciate che le chiami orrende. Non sembrano affatto lentiggini, per niente, sembrano quello che sono, cioè macchie di trucco. Quindi secondo me, non lo so, ditemi voi, secondo me se non si ha il prodotto giusto, esatto, che a lei, o comunque molto molto simile, questo make up hack, questo trucchetto non funziona. Quindi per me questo è un... Okay, andiamo a vedere assieme il terzo video beauty hack che ho trovato per voi. Ok, questa ragazza ha dei denti parecchio giallini, ingialliti, macchiati, prende della carta da forno, aggiunge baking soda e dentifricio, ok, e forma come delle striscioline sbiancanti per i denti, le lascia in posa, non dice onestamente per quanto tempo le lascia in posa, quindi faremo 5-10 minuti, non lo so, facciamo 10 minuti, tanto per, spero di non rovinarmi i denti, lo smalto dei denti, e dopodiché i suoi denti sono super bianchi, quindi figata pazzesca, wow! E ho preparato due di queste striscioline anch'io, che più o meno dovrebbero andare bene, spero, come grandezza. Questa in realtà è carta da forno, perché non avevo la tipologia di carta che aveva lei, ma sono comunque molto molto sottili e molto molto simili, sia appunto in grandezza che in materiale, quindi dovrebbero andare bene, speriamo. Adesso andiamo ad aggiungerci il dentifricio. Lei non specifica quale tipo di dentifricio va ad usare, quindi questo non è un dentifricio sbiancante, ma è un dentifricio repair e protect, quindi non so se possa andare bene, ma visto che appunto non ha specificato la tipologia, andiamo ad usare un semplice dentifricio qualsiasi. Lei abbonda in quantità, quindi aiuto, facciamolo anche noi senza sporcare tutto quanto. Ok, too late. Ok. E poi andiamo ad aggiungere un po' di baking soda, anche qui senza sporcare tutto.
ho trovato questa spatolina che era in dotazione con una crema idratante, quindi possiamo usare questa, molto utile. Non buttatele mai queste, ragazzi, delle creme idratanti, possono sempre tornare utili. E adesso praticamente dobbiamo andare a cospargere questa soluzione, aiuto, su tutto. Sto facendo un disastro, più o meno ci siamo. Vado ad applicare la nostra strisciolina sbiancante soltanto sui denti superiori, così potremo vedere la differenza con appunto i denti inferiori e vedere se effettivamente funziona. Una cosa che secondo me è interessante, io avevo visto un beauty hack che avevo già testato, che praticamente consisteva nell'andare ad aggiungere un pochino di baking soda al dentifricio e poi andare normalmente a lavare i denti, però quel modo, visti i granelli del baking soda, potrebbe andare a rovinare lo smalto e quindi a rovinare i denti, mentre qui non andiamo a grattare nulla, quindi forse come metodo può essere più delicato, meno aggressivo e potrebbe anche funzionare. Vediamo, aiuto. Ok, è stranissimo, aspettiamo. Ok, sono passati 10 minuti, togliamo. Scusatemi, ma sono dovuta andare a sputacchiare e a sciacquare un po' la bocca perché era veramente impossibile. Allora, vediamo il risultato, ok. Onestamente, mi sto accorgendo che devo fare la pulizia dei denti, ma non vedo nessuna differenza tra sopra e sotto. Secondo me non è cambiato nulla, forse dovevo lasciarla in posa più a lungo, ma non lo specifica, quindi non lo so. Però non consiglierei di lasciare una soluzione così aggressiva in posa per troppo a lungo, perché anche quello potrebbe andare a danneggiare, quindi boh, non lo so. Forse questo beauty hack funziona se si sa il tempo di posa, noi non lo sappiamo e quindi per quanto mi riguarda questo beauty hack per lo sbiancamento dentale è anche questo un flop. Okay, ragazzi, passiamo al quarto beauty hack. Vediamo questa ragazza che rileva con delle pinzette dell'ombretto e va a disegnarle molto semplicemente e in 3 secondi ha delle sopracciglia perfette, perché praticamente con le pinzette va a delineare la parte superiore delle sopracciglia e la parte inferiore delle sopracciglia e poi non fa altro che usare lo stesso ombretto e andare a riempirle. Quindi cercheremo di fare più o meno la stessa cosa, anche se credo che bisogna avere un po' di manualità per riuscire a farle bene al primo tentativo. Io comunque ho pronte le mie pinzette e un ombretto, decisamente, ragazzi, deve essere, lo sapete, quando andiamo ad utilizzare un ombretto per delineare, riempire gli spazi tra le nostre sopracciglia, deve essere sempre un ombretto opaco, se volete un effetto naturale, se poi volete metterci glitter, metteteci glitter. E andiamo, io andrò a prelevare, questa è la Natural Matte Palette di Too Faced, che come vedete ho usato tantissimo, quindi specialmente questi due colori ci hanno già la cialda che si vede, ma io vado ad utilizzare una miscela tra Less is More e Sexpert e andiamo a fare quello che ha fatto lei, cioè preleviamo entrambi gli ombretti con la pinzetta. Un po' di questo e un po' dell'altro, anche se non credo che le pinzette prelevino tanto prodotto, ma ci proviamo. Com'è che le mie sopracciglia sono troppo spesse e se ci passo le pinzette non arrivano a delineare sia la parte superiore che la parte inferiore? Che cosa hanno le mie sopracciglia che non va? Cerco di... Allora, riprendiamo un po' di prodotto, no ragazzi? Vabbè, questa cosa è più complicata di quanto sembri. Quindi le allargo con il dito all'inizio almeno, perché altrimenti non riesco a delineare entrambi allo stesso tempo. Allora, potrebbe anche funzionare, ma di prodotto sulle pinzette ne rimane onestamente troppo poco. Non prelevano nulla queste pinzette, ma come ha fatto a riempirle di colore per fare tutto in un passaggio? Non mi è chiaro. Non mi convince tantissimo questa tecnica, devo dire. Non so perché su di lei funziona alla perfezione. E si vede che l'ha fatto tutto in un unico gesto, tutto in un'unica passata. Quindi non riesco a spiegarmi bene come abbia fatto. Forse ha delle pinzette diverse? Onestamente non so nemmeno se in videocamera riuscite a vedere la differenza. Allora, un minimo si vede
La linea, ciao Denver, un minimo si vede la linea. Scusatelo, lo sapete che lui deve sempre venire e chiacchierare con voi, lui deve essere sempre al centro dell'attenzione. E un pochino si vede la linea, però secondo me questa è una tecnica che potrebbe essere più efficace se andiamo ad utilizzare un prodotto in gel, ma con l'ombretto non la vedo proprio fattibile. Rilevano decisamente troppo poco prodotto. Non lo so, non lo so. Secondo me riuscite a vedere soltanto leggermente la prima parte e poi per il resto, onestamente. E poi, cioè, mi è uscita anche storta. Ho cercato di delineare quanto più possibile. Forse lei semplicemente ha un ombretto più scrivente, ma mi sembra strano perché gli ombretti Too Faced sono tutti super, iper pigmentati, quindi non lo so, mi sembra un po' difficile da ricreare questo beauty hack, questo makeup hack, anche se onestamente avendo delle pinzette un pochino più larghe come presa si può andare molto più facilmente appunto a passare dall'inizio alla fine allargando e poi stringendo. Le mie sono comunque naturalmente parecchio piccoline o comunque hanno uno spazio piccolino. Lei poi nel video va a riempire il resto delle sopracciglia con un pennellino o comunque con un altro prodotto, quindi andiamo anche noi ad utilizzare un pennellino. Effettivamente, a parte che ho ombretto ovunque, effettivamente, come vi dicevo, gli ombretti Too Faced sono super pigmentati. Il fatto è che andare ad usarli con le pinzette, oh mio Dio, forse sono troppo pigmentati, non è esattamente una grande idea, secondo me. No, vabbè. Io ho utilizzato un ombretto troppo scuro, ma perché volevo assolutamente che i bordi fossero super visibili come con lei, invece no. Il risultato non mi piace per niente, non credo sia un beauty hack da ricreare questo. E penso che sia molto più semplice andare a disegnarle normalmente con la matita o con i prodotti che utilizziamo di solito. E poi ragazzi, ultimo video beauty hack da TikTok per oggi. C'è questa ragazza che con un semplice molletta saldino per capelli, forcina, si chiamano forcine, vero? Con una forcina per capelli va a disegnare il suo eyeliner. Sembra molto semplice a vedersi, lei sembra essere molto abituata a farlo e quindi va molto tranquilla. Prima crea la codina e poi va a creare proprio tutta la riga di eyeliner. Devo essere sincera però ragazzi, su di lei sta anche abbastanza bene, ma questa riga di eyeliner così spessa personalmente non mi piace affatto e non trovo che potrebbe starmi bene neanche lontanamente per i colori che ho e per la forma d'occhi che ho. Però sono comunque molto curiosa di andare a vedere se funziona, perché applicare l'eyeliner, come si sa, nel trucco è una delle cose più difficili, una delle cose con cui tutti litigano per sempre. Se questo hack funziona, ragazzi, abbiamo scoperto l'acqua calda praticamente, quindi voglio proprio vedere se effettivamente funziona e può aiutarmi nella vita di tutti i giorni questo trucchetto, oppure se è una ciofeca più o meno come gli altri tipo in questo video. Eccola qui la nostra molletta prontissima e poi lei va a intingere la molletta in un qualche colore nero per andare a creare l'eyeliner. Presumo sia un eyeliner in gel quello che utilizza lei, quindi vado ad usare anch'io un eyeliner in gel e questo è di Mesauda. Andiamo ad applicare sulla nostra forcina il colore sulle estremità. Poi lei va ad appoggiare la forcina senza allargarla in questo modo sull'occhio, così. No, cioè non scrive proprio per niente. Allora riproviamo. E la sto intingendo proprio nel prodotto, ragazzi, quindi c'è più di così veramente non posso fare, ce n'è tantissimo adesso su, quindi cioè sembrano tutte facili queste cose fino a quando vai a provarle. Allora, ok, concentrati Nicole, concentrati. Secondo me lei il colore va ad applicarlo un attimino più verso l'alto, non solo sulle punte, in modo da creare proprio il triangolino. Questo è quello che viene fuori quando provo a farlo io. Cerco di riempire questa codina e cerco comunque di mantenere la forma che mi ha dato la forcina, perché altrimenti non avrebbe senso. Effettivamente viene molto spessa.
E questo, ragazzi, è il risultato. Sono andata a sistemare un attimino la punta in modo da renderla più appuntita, ovviamente, e ho riempito il tutto. Però, per quanto mi riguarda, per la mia forma d'occhio, secondo me è un pochino troppo spessa. Ovviamente va a gusti, però tutto sommato, se vi piace, devo dire che non è male come beauty hack. Inaspettatamente tutti quelli che penso che non funzioneranno invece funzionano. Devo dire che non è perfetta, perché la molletta, cioè la forcina, ha le punte arrotondate. Probabilmente togliendo la parte di gomma sulle punte della forcina, la codina risulterebbe molto più precisa, e facendo questo penso che questo beauty hack possa funzionare ancora meglio rispetto a una forcina che appunto ha ancora le gommine. Però anche in quel caso, se le togliamo, dobbiamo stare attenti, perché ovviamente non sono fatte per essere utilizzate accanto agli occhi, e quindi se andiamo a togliere la parte di gomma che protegge la pelle dal metallo, possiamo andare a rigare, a graffiare questa parte di pelle che nel contorno occhi è super super delicata, quindi dobbiamo stare attenti. Tutto sommato, però, se avete difficoltà ad applicare l'eyeliner, anzi se avete difficoltà a creare la codina in modo particolare, questo può essere un beauty hack che può aiutarvi. Insomma, vale la pena provare, perché devo dire che ero scettica, ma alla fine il risultato non è niente male, quindi provatelo questo beauty hack, che secondo me ne vale la pena. Quindi, ragazzi, mia family, questo è tutto per il video di oggi. Spero vi sia piaciuto. Come al solito, devo ricordarmi di chiedervi di iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti, per non perdere i miei video. Attivate la campanella, così vi arriverà una notifica quando pubblico un nuovo video e non lo perderete. E mettete like al video se vi è piaciuto, pollice in su. Quindi, questo è quanto. Vi mando un bacio grandissimo e noi ci vediamo domani, sempre alla stessa ora, 17:30, con un nuovo video. Bacio grande, ciao!